È una gara che non si vedeva da diversi anni, però è un gran classico, la cronoscalata, è una gara difficile, complicata, dura, 3 km di salite con i selci nel centro storico. È una bellissima edizione quella di quest'anno perché corrisponde alla prima delle due gare del campionato nazionale forense. Siamo orgogliosi di averla organizzata e sta andando tutto benissimo e confidiamo che così continui. Credo che anche i ciclisti si stiano divertendo, abbiamo ricevuto complimenti per il servizio che gli abbiamo offerto, quindi siamo contenti. Domenica sarà la gara in linea, anche questa è una gran classica, il Giro d'Urbania, andiamo a Urbania per le Capute e rientriamo per Fermignano, uno o due giri in base alla scelta che faranno i corridori, siamo attrezzati anche per organizzare quell'evento che crediamo di aver messo a puntino e quindi siamo pronti, insomma. È bella la salita, a me piace, quindi mi sono divertita, durissima comunque, l'arrivo è micidiale veramente. Durissimo, l'arrivo sul pavè è qualcosa di esaltante, però direi. Sì, ero venuta a provarlo durante le vacanze, ho fatto le vacanze qua in Riviera e quindi ne ho approfittato per sondare il terreno, insomma. Però in gara è tutta un'altra cosa sempre comunque. È veramente un motivo d'orgoglio per l'Ordine degli Avvocati di Urbino, per la città di Urbino, aver ospitato questa 35esima edizione del campionato nazionale ciclisti per avvocati, magistrati e notai, quindi una competizione a livello nazionale che ci onoriamo di ospitare con una ottima affluenza di grandi atleti, come potete vedere, e una grande partecipazione del pubblico. È solo la prima giornata delle tre, che prevede anche un'ulteriore gara, una gara in linea di oltre 40 km che si disputerà domani, e quindi grazie agli organizzatori, ringraziamo noi stessi, Ordine degli Avvocati di Urbino, per aver reso possibile questo evento di carattere nazionale, e ringraziamo tutti.